Consigliere Rolfi, lei in Commissione Attività Produttive ha depositato un progetto di legge per tutelare la piccola editoria e anche l'informazione locale. Quindi quali sono i requisiti che eventualmente dovrebbero avere questi organi di informazione per poter accedere a questi benefici? Essere innanzitutto delle redazioni locali o attività di editoria locale, avere un minimo di dipendenti, essere nel settore dell'editoria o dell'editoria radiotelevisiva o anche redazioni online. Insomma, vogliamo sostenere quell'attività di informazione locale, di microeditoria, che viene definita micro ma che in realtà svolge un ruolo macro, è un ruolo di promozione dell'informazione locale. In un momento difficile, perché il calo delle vendite, la crisi si abbatte anche su questa realtà, non deve andare disperso un patrimonio importante. Quindi sono 3 milioni messi nella norma finanziaria di questa legge non per fare assistenzialismo, ma per aiutare a resistere alla crisi e anche, come è stato nella legge, a creare nuovi posti di lavoro. Per quanto riguarda invece le TV locali, cosa si richiede esattamente? Soprattutto perché poi in generale avete sentito la necessità di presentare questa proposta. Ma la necessità è avvertita perché anche questo settore è un settore della vasta economia lombarda. Come tanti altri settori che si rivolgono alla regione Lombardia a chiedere supporto e aiuto per accompagnare la crisi, per superare la crisi, anche questo l'ha manifestato. Inutile negare quante realtà hanno chiuso, quante sono in difficoltà, quante hanno messo in mobilità i lavoratori, quante hanno licenziato. Occorre aiutarli anche nel campo televisivo locale, perché l'avvio comunque digitale ha creato un'ulteriore difficoltà per le tante emittenti locali. Vanno bene i processi di aggregazione, bisogna evitare però di perdere posti di lavoro, perdere un patrimonio di esperienza e fare in modo che rimanga vasta la pluralità dei siti informativi televisivi locali che contribuiscono a conoscere e a far conoscere il territorio lombardo. Questo è il significato, la razza di questa norma che cercheremo di portare appunto a diventare legge.